Allora, al primo intervento del consigliere Esposito, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie a lei, grazie in primis a tutta l'organizzazione che oggi è qui rappresentata dal dottore Frenza e grazie a tutti i colleghi che hanno votato all'unanimità l'ordine del giorno che porta oggi il dottore Frenza in questa commissione, da me presentato e condiviso sin da subito da tutti i colleghi di centrosinistra, di opposizione, di centrodestra e che chiaramente ha trovato la condivisione dell'intera aula e assise civica, ma come poteva essere il contrario? Io parto in questi 3 minuti, mi fermi lei, Presidente, se vado oltre, da un'immagine che credo abbia sconvolto comunque tutte le nostre coscienze ed è la foto della Pineta di Campomarino. Un danno che resterà per anni sotto gli occhi di tanti turisti che continueranno a venire in Molise. Una vergogna dalla quale è difficile poter uscire e dimenticare. Nel 2000, con la legge 353, si tentò di porre riparo a questo tipo di gesto vile verso la collettività, verso il territorio, verso l'ambiente, perché la legge 353 del 2000, recepita subito dalla regione Sicilia e Sardegna, regioni molto, come dire, attaccate dai piromani, dai delinquenti, vanno chiamati con il nome corretto, delinquenti, che stabilisce appunto che i boschi e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni dopo, questo anche per fronteggiare, come dire, iniziative, delinquenziali che per farsi spazio, per costruire, per fare dire, magari danno fuoco ad aree, enormi accolte da vegetazione. Ho visto nel progetto, il ricordo dell'Andocciata. Quando pensiamo al rito del fuoco in Molise, pensiamo al rito del fuoco più grande conosciuto al mondo. Ma noi possiamo vantare anche un'altra caratteristica, un'altra ragione, la faglia di Oratino, che non è solo un rito del fuoco, ma è esattamente la faglia, è ritenuta tra gli eventi, se così vogliamo chiamarli, cioè le celebrazioni più antica della nostra regione. Questo per dire cosa? Che il fuoco non è un nemico, non è il fuoco il nemico, ma è l'utilizzo improprio che si è fatto e che continua a farsi, che rende questo elemento fondamentale per la vita a volte davvero nocivo. Voglio anche fare un ulteriore passaggio sul progetto riprendendo il merito del soggetto proponente. Praticamente l'OML, da qui rappresentato dal dottore Frenza, riporto all'attenzione alla Commissione, non so se lo avete letto, non ha mai chiesto né voluto avere sovvenzioni da enti pubblici e malgrado tutto ciò, questo lo ha fatto per operare nella piena libertà con i compiti statutari che si sono dati, malgrado tutto ciò nel 2021 ha ricevuto a Roma il premio internazionale To Help Modern Earth, con la seguente motivazione: per aver contribuito in modo determinante a far spegnere gli inceneritori in Italia e in tutti i paesi dell'Unione Europea. Perché dico questo? Perché, dottore Frenza, me lo permetta, io credo che in quell'elenco lungo di patrocini che voi avete ottenuti, il logo di cui questa regione deve andare maggiormente orgoglioso è quello dell'OML. Perché siete stati capaci di lavorare nel silenzio per tanti anni e oggi di portare all'attenzione dell'opinione pubblica in primis e delle istituzioni che devono assolutamente essere interpreti della volontà collettiva, un progetto meritevolissimo. Vorrei chiudere, avrei tante cose da dire, ma spero che ci siano altre circostanze e opportunità e che l'assessore ci dia la possibilità di continuare ad essere presenti su questo progetto come città capoluogo di regione. Vorrei concludere dicendo
Il progetto parla di un museo reale e virtuale. Laddove lei in primis, l'organizzazione, l'Osservatorio Molisano sulla legalità e tutti i partner possiate condividerlo, suggerirei che parte del museo, oltre quello che può cristallizzarsi in ambienti fisici o quello che può essere raccontato virtualmente, nella nostra regione potrebbe diventare proprio il rito che si ripete ogni anno, l'8 e il 24 dicembre per quanto riguarda Agnone, ma anche il 24 dicembre per quanto riguarda la faglia di Oratino. Cioè, raccontiamo... Certamente, certamente, consigliere Tramontano, lo ripeto io al microfono perché non si... Il consigliere, il collega parlava anche del fuoco di Sant'Antonio di Campobasso. Come tanti altri fuochi, il fuoco di Sant'Antonio si fa anche a Colletorto, cioè in questo contesto io credo che vada veramente riconosciuto a Campobasso il ruolo non di amministrazione del territorio cittadino, ma il ruolo di un'amministrazione che è l'amministrazione della città capoluogo di regione. Quindi io spero che l'osservatorio, al di là e con grande rispetto a tutte le altre istituzioni, dall'università, dalla regione Molise a tutti i comuni, a Lanci, permetta al comune di Campobasso di portare la bandiera insieme con l'osservatorio di questo meritevole progetto che sono certo otterrà maggiori e ulteriori contributi. Concludo davvero perché plaudo alla sensibilità e all'intelligenza di un amico che è il direttore di Feder Cultura, Claudio Bocci, perché fra tanti patrocini che ho visto veramente sono orgoglioso come consigliere comunale della città di Campobasso dove nasce questa sua organizzazione che anche Federculture abbia scelto di essere al vostro fianco. Grazie. Sì, sì, dottor Frenza, allora può rispondere, penso voglia rispondere direttamente all'intervento del consigliere Esposito, le do la parola. Devo ringraziare, come ho già fatto in precedenza, il consigliere Esposito per aver intuito da subito come dire, la portata del progetto e per come si è ad oggi attivato al riguardo. E in merito a quanto alla chiusura insomma, del suo discorso, all'amico comune Claudio Bocci, con Claudio porteremo avanti le vie degli usi civici. Grazie, grazie, grazie ancora. Grazie a lei. Allora, continuiamo. Presidente, solo perché resti a verbale, auspicherei che sia l'assessore, la presidente della Commissione Ambiente, la prossima volta ci facciano capire qual è l'intenzione dell'esecutivo cittadino rispetto al progetto del capogruppo, insomma del gruppo di maggioranza. E personalmente faccio formale richiesta anche a stanziare un contributo laddove necessario per iniziative opportune da valutare soprattutto in commissione, perché no, anche celebrando, come ricordava il collega Tramontano, quei riti del fuoco che nascono nella nostra città da poter coniugare con un progetto di cui ci parlava in altre circostanze il capogruppo Vinci Guerra e con altre iniziative che possono coinvolgere altre città. Grazie. Va bene, grazie al consigliere, mettiamo a verbale naturalmente la sua richiesta.